Benvenuti a Insubria di Gusto, sono Paola Bertinotti, Andrea Marucco a rappresentare la grande famiglia Bertinotti del ristorante Pinocchio di Borgo Manero. Oggi giochiamo un po' in casa perché parliamo di Gorgonzola, e il nostro ristorante è appunto in provincia di Novara, quindi è un prodotto che siamo abituati a trattare normalmente. In questo caso usiamo un Gorgonzola dolce di Igor che abbiamo lasciato riscaldare leggermente a temperatura ambiente per poterlo lavorare più facilmente, e presenteremo questa crema di piselli con una mousse di gorgonzola abbinata anche a degli asparagi bianchi di cantello. Andrea adesso preparerà un fondo di cottura dove andremo a soffriggere i nostri piselli. È da sapere che il pisello comunque va sempre cotto in un fondo chiaro, quindi niente carota, un pochino di cipolla tagliata sottile e un pochino di sedano. E nella panna mettiamo in infusione delle foglioline di limone. Le rompiamo un pochino così e le mettiamo in infusione nella nostra panna. Questo andrà un pochino a completare il piatto, rendendolo un pochino più particolare, questo abbinamento dei piselli con il profumo del limone. Intanto abbiamo scaldato l'olio e mettiamo a soffriggere il sedano con la cipolla. Appena il tutto sarà dorato, non troppo cotto per non dare quel senso di bruciato su una verdura così delicata come sono i piselli freschi in questa stagione, andremo ad aggiungere i piselli che poi li passeremo al mini pimer tutto assieme. Andrea adesso ci taglia questo gorgonzola che è molto morbido, molto cremoso, e in una ciotola con una frusta andiamo proprio a montarlo come se fosse un dessert, per dargli proprio, per inglobare aria, per dargli leggerezza. A questo punto abbiamo ottenuto la nostra crema di piselli, che cercheremo di mantenere il più verde possibile cuocendoli il meno possibile. Quando infatti noi abbiamo messo la nostra pentola appena giù dal fuoco a bagnomaria in acqua e ghiaccio, in modo da fermare subito la cottura. Anche la temperatura per questa stagione sarà perfetta perché sarà appena tiepida. Intanto io prendo questi asparagi che sono stati veramente una sorpresa anche per noi, molto buoni, sono praticamente freschi, in questo periodo vengono tenuti sotto liquido, e rendiamo il piatto, gli diamo una piccola sorpresa in più, teniamo un po' le punte un po' più grosse e poi tagliamo questi fondi e li andiamo a posizionare sul fondo del bicchiere. Poi andiamo a prendere la nostra crema di piselli che sarà tiepida. Poi andiamo a farci una quenelle di gorgonzola che è sofficissimo. È un metodo, quello della frusta, che funziona molto bene, molto più di un mini pimer, molto più di un frullatore, perché si ingloba aria, si rende proprio una mousse di gorgonzola senza dover aggiungere tante cose. Avete visto, erano pochi cucchiai di panna. La andiamo a posizionare proprio in mezzo. Poi noi aggiungiamo una piccola fogliettina di limone, la cima dell'asparago che fa richiamo e una cialdina di piselli giusto per fare colore. Questo è il nostro piatto, molto verde, molto primaverile, molto carino e magari anche un po' inusuale. Grazie e buon appetito!